Buonasera, allora l'argomento di oggi non è propriamente incentrato su Verdi e Wagner, che pure ovviamente verranno citati e anche ascoltati, ma è un discorso di storia della cultura che intreccia appunto storia, politica, arte, musica e anche filosofia, e riguarda un confronto, come sapete del resto, fra le unificazioni italiana e tedesca, che sono state praticamente quasi contemporanee a 10 anni di distanza, e le loro differenze che poi hanno influito sulla storia e sull'identità culturale, sul costume ancora oggi. Ora, l'identità nazionale può essere intesa, e anzi da intendersi, come un ampliamento in senso collettivo e universale della soggettività romantica. Ma questo può avvenire in due modi, su due piani, o su un piano, diciamo, più emotivo del costume, che può sconfinare nel folclorico, oppure su di un piano psichico del sentire profondo identitario, che sono poi le due dominanti che hanno, caratterizzato il mondo italiano, la prima, e quello tedesco, la dopo. Questo è un po' lo spartiacque del nostro discorso, che io divido in 4 parti. Vi farò adesso alcune considerazioni di carattere preliminare, di carattere storico-politico, che riguarda l'Italia e un confronto ovviamente con la Germania del processo unificativo, perché Cavour e Bismarck furono i due demiurghi della questione. E poi parleremo del mondo italiano, delle tematiche interne al mondo italiano, poi quello tedesco, e infine una sintesi riassuntiva. Vi sono tre, come esempio, ma anche per staccare un po' l'ascolto delle parole, tre confronti musicali, tre dittici musicali. Allora, cominciamo subito con una cosa. Il Risorgimento italiano, ovviamente, fu originato dal dominio francese napoleonico nel nord Italia tra il 796 e l'815, che diffuse le idee della Rivoluzione francese. Il Risorgimento, per chi non lo sapesse, fu un fenomeno intellettuale e prevalentissimamente cittadino, per cui di minoranza. Il mondo agrario, che era una grandissima parte dell'Italia di allora, era totalmente indifferente al fenomeno. Ora, alcune curiosità, qui in genere si pensa poco, perché uno dei difetti della nostra scuola è quello di insegnare a compartimenti stagni le cose, sia l'Italia che la Germania, cioè sia Cavour che Bismarck, che furono i due grandi registi, vennero nei loro processi, rispettivi processi di unificazione, avversati dall'Austria, entrambi. Però la differenza radicale che determinò poi tutta una serie di conseguenze è che la Germania batté gli austriaci a Sadova nel 1866, in una battaglia fondamentale, e da lì divenne la leader, la Germania, della Confederazione Tedesca del Nord, mentre l'Italia dovette sempre, contro l'Austria, farsi aiutare dalla Francia, di cui poi subirà i capricci, perché Napoleone III era assolutamente sostenitore di Roma, temporalmente città del Papa, per cui gli italiani arrivarono all'unità con l'aiuto, come vedremo adesso, della Francia e in certi momenti anche col tipico opportunismo degli italiani, l'aiuto anche della parte avversa, diciamo, cioè in questo caso della Germania. Gli stati preunitari italiani osteggiarono Cavour e il suo progetto. Infatti noi sappiamo che la nostra unità fu imposta con le armi, lo sbarco dei Mille in Sicilia, e poi la risalita, eccetera. Voglio ricordarvi cose che sono fin troppo ovvie. Mentre l'unità tedesca venne spontaneamente, con qualche malumore ogni tanto, ma la vittoria a Sadova, che diede alla Prussia, perché a quel tempo non c'era ancora la Germania, c'era la Prussia, che però intorno alla quale si coagularono i vari stati tedeschi, perché la vittoria di Sadova fu una vittoria molto importante, che diede l'idea
ai tedeschi di tutti gli stati, che conveniva ovviamente unirsi. La Baviera si unì un po' più avanti, ma insomma, per cui il progetto dell'unificazione italiana fu imposto con le armi. E bisogna sempre ricordarsi che, soprattutto per lo Stato delle Due Sicilie, l'arrivo dei piemontesi volle dire due cose: tasse e coscrizione obbligatoria, da cui nacque il brigantaggio, che fu una resistenza, che poi produsse la mafia molto più avanti, che poi però nel Novecento inoltrato emigrò negli Stati Uniti e generò la Cosa Nostra che noi tutti conosciamo anche attraverso vari film. Per cui Cavour dovette lavorare contro pelo, mentre Bismarck si trovò, come dire, un sentire politico degli stati tedeschi sostanzialmente assecondante. Infine il ruolo della Chiesa, che tutti e due dovettero affrontare, perché la Chiesa osteggiò l'unificazione italiana per ovvi motivi anche di potere temporale. La Chiesa aveva uno Stato che sostanzialmente dalle Marche all'Umbria, il Lazio, tagliava il nostro paese in due e costituiva un discreto terzo o poco meno, per cui nei confronti dell'unificazione italiana la Chiesa la osteggiò per ragioni temporali, ma anche poi la Chiesa, al di là del potere temporale, che poi ne rimase solo Roma fino al 70, la Chiesa esercitava un ascendente, su cui poi torneremo, un ascendente spirituale e culturale, che però esercitava in modo meno pressante, anche per questioni di distanze geografiche, che a quel tempo non si colmavano con la facilità di oggi, anche sulle altre nazioni. Per cui Bismarck dovette poi, ma aveva già raggiunto la sua unità, il Reich, dovette affrontare quello che viene chiamato un Kulturkampf, una sorta di battaglia culturale nei confronti della Chiesa. Però la Chiesa poi mandò una lettera e disse che sperava al più presto di poter ritornare a rapporti, come dire, di cordialità con il Reich tedesco, molto prima che con l'Italia. Con l'Italia, fino al concordato fascista del 29, i rapporti tra Stato e Chiesa furono tra l'usco e il brusco, come si suol dire, con una serie di malumori e di... Fu il concordato fascista, dove ovviamente Mussolini, che era un anticlericale assoluto di origine, ebbe però la santificazione di uomo della provvidenza in cambio di concessioni enormi che fece alla Chiesa, e di cui la Chiesa dal concordato ne risultò strategicamente vincitrice. Comunque, questi tre elementi, per cui la resistenza degli altri, degli stati preunitari per noi, che Bismarck non ebbe sostanzialmente, i rapporti con l'Austria, che la Germania batté, la Prussia batté, mentre invece noi dovremmo farci aiutare i francesi, e i rapporti problematici con la Chiesa, sono stati tre leitmotiv che hanno avuto in comune e però che hanno risolto in modo molto diverso. Poi va detto anche che l'Italia trasse un opportunistico vantaggio della sua unificazione dal processo di unificazione tedesca, perché torniamo a questa cardinale battaglia nel 1866, che per noi era la terza guerra d'indipendenza, la Prussia batté gli austriaci a Sadova, noi, pur perdendo a Custozza diciamo sulla terraferma e a Lissa nel mare, due sconfitte sonore, riuscimmo a avere i vantaggi della terza guerra d'indipendenza. Ci prendemmo parte del Trentino, del Veneto, delle cose, per cui riuscimmo a vincere anche perdendo, per merito degli alleati tedeschi. Questa cosa genera una sorta di oserei dire, ironico, un'ironica anticipazione di cose che poi accadranno nella Seconda Guerra Mondiale. E poi nel 1870, con la nostra consueta, come dire, disinvoltura diplomatico-politica, siccome Napoleone III aveva detto che Roma era intoccabile e che il Papa doveva essere lasciato almeno il potere di Roma, il governo italiano, ormai lo Stato unitario, aspettò che
nella guerra franco-prussiana, che poi determinò la nascita del Reich bismarckiano, che i francesi fossero duramente suonati dai prussiani, al punto che Napoleone III venne fatto prigioniero per prendersi Roma con la famosa breccia di Porta Pia, dove furono sparate due cannonate, forse non ci fu neanche un morto. Per cui questa è una cosa che va sempre ricordata, anche nei discorsi talvolta politici con l'Europa che si fanno oggi in genere. L'Italia dal Risorgimento, che non era ancora Italia, diciamo, ma poi dall'unità, è sempre stata soggetta a un vincolo esterno. Nei suoi... Vincolo esterno vuol dire basarsi su alleanze, assensi o colpi di mano opportunistici, appunto la presa di Roma, la terza guerra indipendenza, poi ricordiamoci lo spregiudicato cambio delle alleanze una settimana prima di entrare, che esplodesse il conflitto nella prima guerra mondiale. Una cosa, io ho letto qualche anno fa, mi è capitato in un museo, Castello Museo Bellico sulle Dolomiti, di leggere la lettera di Francesco Giuseppe ai soldati dicendo l'Italia che noi abbiamo aiutato per 30 anni ci ha voltato le spalle. Ho provato vergogna in quella, perché è veramente le alleanze che cambiarono così. E poi lo sappiamo tutti, il giro di valzer dell'8 settembre giustificato dalla catastrofe, dalla guerra, dalla follia del regime nazista, però fu una... Pochi sanno che fra le due guerre, questo è un episodio gustoso ma anche drammatico per il nostro come dire, curriculum, tra le due guerre mondiali ci fu un ricevimento, probabilmente nel decennale della fine della prima, per cui nel 28 o giù di lì, fra i grandi a Londra, i generali di entrambe le parti che avevano combattuto nella prima guerra mondiale. E a un generale tedesco, un feldmaresciallo, gli fu chiesto, siccome si temeva, insomma, che potesse esplodere un'altra guerra mondiale, insomma, nell'ipotesi che... disse, secondo lei, se ci fosse un'altra guerra mondiale, chi la vincerebbe? E lui disse, non lo so, so per certo che la perderebbe chi avesse come alleato gli italiani. Ci fu uno scandalo, noi avevamo, c'era già il fascismo, uno scandalo internazionale, una cosa, però previsione basata su vissuto storico non solo della prima, sconcertante, per cui noi, questa è una cosa che va sempre ricordata, quando anche certe volte ci sono state, adesso la questione della guerra in Ucraina, di questo sterminio ha cancellato tutto. Noi, riguardo al nostro peso demografico e anche al PIL, alziamo la voce in Europa, questo vissuto storico rimane però, rimane, non è una cosa degli antichi egizi o della battaglia di Cannae, queste sono cose recenti che restano nella memoria storica. Poi altra, ecco, anche Mussolini infatti tentò, finendo questo discorso, sapete che entrò in guerra di corsa, perché dice qui la Germania vince, ho bisogno di 2000 morti da buttare sul tavolo della pace, poi si è visto che cosa è successo, per cui l'opportunismo è una, in questo senso è una caratteristica. Poi altro discorso da ricordare di fondo è la differenza fra l'Italia cattolica e la Germania protestante come sentire esistenziale, che le due nazioni hanno due culture di matrice idealistica entrambe, perché mentre gli inglesi sono empirici, i francesi tendono ad essere dei razionalisti, la Germania e l'Italia sono culture idealistiche, però con una grande differenza, che l'Italia è una cultura basata su un idealismo estetico, dove tutta la risolvente è di tipo estetico, la risolvente in ogni senso, perché la componente edonistica dell'Italia, l'edonismo può andare da rimirare le bellezze di una donna a un quadro di Raffaello, è tutto edonismo, ci sono varie gradazioni spirituali. Ecco, l'Italia ha questa componente di idealismo estetico che la porta poi a una visione
della sua borghesia, che è stata sostanzialmente avventuristica e opportunistica. In questo senso l'immagine perfetta è la figura di Don Calogero Sedara nel Gattopardo, che è un arricchito, un borghese, che alla fine si fa la sua, però è un parvenu. Noi abbiamo avuto nel nord Italia alcune nicchie di borghesia di stampo giansenista, per cui di costume quasi protestante, che vanno ricordate, ma non erano purtroppo un dramma dell'Italia, che noi una grande borghesia colta, come ha avuto ad esempio la Germania, eccetera, noi non l'abbiamo mai avuta. Mentre invece appunto il mondo protestante, dicevo, ha avuto un'etica protestante che ha nutrito il capitalismo, secondo il famoso, il loro capitalismo, secondo il famoso saggio di Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, di cui oserei dire la Germania ritratta nei romanzi di Thomas Mann, penso ai Bundenbrock, ma non solo, e direi l'immagine perfetta. Per cui c'è questa profonda differenza. E questa differenza tra cattolicesimo e protestantesimo però ha una radice anche nel sentire più, come potremmo dire, psicologico, esistenziale, al di là della politica, che basa le sue premesse sulla visione teologica di Dio. Secondo il credo luterano, Dio è un'entità benevola che destina tutti alla salvezza e con cui dobbiamo collaborare nel progetto salvifico. Per cui ne deriva che in termini esistenziali, non strettamente religiosi, l'idea dell'annientamento del singolo nella collettività che lo trascende, in cui il soggetto si trasfigura e si ritrova a un livello più alto, è consentanea al sentire tedesco, e questo spiega la compattezza, l'organizzazione. Mentre la visione cattolica basata sul libero arbitrio ti dà l'idea di un Dio incombente che ti giudica, se ti salvi libero arbitrio, mentre per Lutero siamo tutti predestinati al bene, e per cui questo Dio incombente crea nel soggetto individuale, poi come metafora psicologica, l'idea di una totalità che noi subiamo, per cui poi si subisce anche lo Stato, e da cui l'italiano individualmente cerca di volersi liberare. E questa è da cui la licenziosità trasgressiva. Per noi la libertà, per l'Italia la libertà è prevalentemente una licenziosità trasgressiva, che poi si può sublimare a livello estetico, di capacità di vivere bene, di cordialità, però dal punto di vista del tessuto polifonico, sociale e collettivo, sappiamo tutti come cosa porta questo dal punto di vista delle disfunzioni. E adesso, finito questo discorso, come dire, preliminare, parliamo più specificamente dell'Italia ed entriamo nel fatto musicale. Mazzini, forse pochi lo sanno, che è stato il massimo ideologo del nostro Risorgimento, Mazzini era un ottimo chitarrista dilettante, di ottimo livello, e aveva molta attenzione verso la musica, al punto che nel 1936 scrisse una filosofia della musica. Questa cosa mi ha molto colpito dal punto di vista anche personale, perché io ho a casa delle lettere di Mazzini a un mio trisavolo, che era un ingegnere patriota, che era nonno di mia nonna. E questa cosa, la filosofia della musica, dove Mazzini fa delle osservazioni che sono molto pertinenti al nostro assunto, e cioè vede nel melodramma non più uno spettacolo, ma una sorta di rito evocativo di valori nazionali, e raccomanda, da proprio dei precetti, anche delle indicazioni, dei suggerimenti, raccomanda in questo senso di dare un grande valore al coro, perché il coro rappresenta la coscienza collettiva, cosa che probabilmente il giovane Verdi nelle opere degli anni 40 ha in qualche modo sentito, perché i cori nelle opere più patriottiche sono molto presenti. Ora, questa visione scusate, del melodramma non come spettacolo ma come rito evocativo di valori nazionali, in una certa misura, con un distinguo molto importante, era presente anche in Wagner, perché anche Wagner voleva in qualche modo, con il suo progetto melodrammatico,
risvegliare un ethos germanico, ma non in senso nazional-politico. Quello poi gli è stato appioppato, vedremo come, dopo, al Festival di Bayreuth. Lui, negli anni, fine anni 40, aveva in mente proprio, e andò sulle barricate a Dresda per questa ragione, per chiedere alla municipalità di finanziare un teatro e delle rappresentazioni che lui vedeva in linea con la tragedia greca. Ricordiamoci che Wagner, il suo primo vero interesse da giovane fu la tragedia greca. Lui non nasce musicista, arriva alla musica perché la tragedia greca implica il coro e l'intervento della musica. Lui voleva in qualche modo, attraverso i melodrammi che poi scriverà, voi sapete benissimo le sue vicende, poi con Ludwig di Baviera, eccetera, ma lui voleva costituire per la Germania una testimonianza di ethos profondo, non nazionalistico politico, come invece era nell'idea di Mazzini. Mazzini aveva proprio l'idea del melodramma come scuola di presa di coscienza politica nazionale, mentre Wagner voleva che si risvegliasse attraverso l'uso delle opere in linea con la tragedia greca, perché anche la tragedia greca a suo tempo non era uno spettacolo, era un rito religioso catartico. Questo va sempre ricordato, dove le vicende degli eroi, degli dei narrate dai grandi tragici erano una fiction per far vivere questi grandi valori identitari ancestrali. Wagner in questo voleva rifare una tragedia greca come funzione, ovviamente con contenuti germanici, ma sempre in quella dimensione. Per cui qui già vediamo una cosa, un'analogia, ma una biforcazione fondamentale. Questo marcato nazionalismo, nazionalismo politico, che determina il sentire italiano, del risorgimento italiano, porterà poi a dei pericolosi o quantomeno fuorvianti intendimenti. Ad esempio, l'opera che proprio quest'anno ha aperto la Scala, il Macbeth, è da Francesco Maria Piave e da Verdi sottoposta a una lettura riduttiva e fuorviante, perché diventa un'opera risorgimentale. Macbeth è un tiranno che opprime la patria, c'è cioè il famoso coro Patria oppressa, cioè, mentre Macbeth è un dramma, è una tragedia di una profondità psicologica, è un dramma del destino, diremmo. Lui è un personaggio da ibris greca, perché ha questa tracotanza di voler anticipare il destino che pure le streghe gli predicono, e l'aspetto del dominio delle guerre intestine in Scozia è puramente secondario, mentre il melodramma italiano in quel caso c'è questa, oserei dire, un po' una fissazione ossessiva. Il tema di Macbeth, pensate al memorabile monologo, che è uno dei più grandi che Shakespeare abbia scritto, quando lui dice la vita non è altro che un guitto che si pavoneggia per un'ora sul palcoscenico e poi non se ne sente. È un monologo, è il punto, io credo sia il punto zero della coscienza umana, la fine di tutto. Nelle mani di Wagner, pensate a un contesto ovviamente diverso, come il momento in cui Parsifal ha la rivelazione per il tentativo di seduzione di Kundry. Ovviamente usciamo dal contesto, in quel caso di Parsifal, erotico, ma sarebbe stato un dramma di coscienza travolgente e straziante, mentre invece nell'opera di Verdi, che viene il 47, viene declinato solo come un fatto di carattere nazionalistico. Ora, per cui, abbiamo visto già adesso che l'Italia, nel suo processo di unificazione, nel senso delle premesse culturali, è più legata a un sentire nazionale, mentre per i tedeschi la patria è una valenza dello spirito aperta all'infinito, è una cosa trascendente, e in questo senso si può anche capire, pur ovviamente condannando gli esiti, quel senso di annientamento che il nazismo è riuscito a ottenere dai tedeschi e dai soldati. La patria era, come dicevano loro, Blut und Boden, sangue e terra. Era qualcosa che va molto più in là dei confini politici. Perché dietro, io ho sempre detto, ho scritto anche un breve saggio sulle implicazioni che il nazismo
appreso da Wagner, deformandole, si capisce, volgarizzandole, ma il nazismo non avrebbe potuto fare presa su un popolo di questo altissimo livello culturale senza andare a raschiare anche sui lati nobili della cultura tedesca, deformandoli nel populismo e nella deformazione. Per cui la patria per i tedeschi, Vaterland, è molto di più che lo spirito unitario nazionale, e oserei dire anche un po' campanilistico, che hanno gli italiani. E questo è dovuto a questi processi culturali di cui vi ho parlato. Adesso sentiamo il primo esempio, questo è un primo esempio musicale molto calzante. Vi faccio sentire prima un delizioso andante alla siciliana di un concerto per flauto di Mercadante. Mercadante è nato nel 795, è vissuto fino all'870. Ha scritto, era molto classicheggiante, lui è coevo sostanzialmente di Bellini e Donizetti, ma è molto più classicheggiante di loro, e scrisse anche delle opere che avrebbero un discreto successo, una delle più celebri è Caritea, regina di Spagna del 36, o Il giuramento. E sentite, uno sente questa musica, questo brano che vi faccio sentire, che è del 19, e pensa di essere ancora nel 700, nel secondo 700, è incredibile. È un andante alla siciliana. La siciliana è una danza cantilenante, tipicamente pastorale, che è stata più volte, come dire, usata come schema nei tempi lenti anche da Bach in taluni concerti. E poi invece ascoltiamo una cosa che non vi dico prima, non è Wagner, questo Wagner qui è come portare vasi a Samo, farvi sentire Wagner, però ovviamente lo ascolteremo, ma in chiusura. Questo è un brano per certi aspetti omologo, perché è un concerto invece che il flauto, un clarinetto, un tempo lento, e qui si sente esattamente la dimostrazione di quello che vi ho detto negli ultimi. Dante era nato ad Altamura, però a 8-9 anni con la famiglia andò a Napoli, è un rappresentante considerato della scuola napoletana. Questo è del 19, noi siamo ormai in pieno romanticismo. Ecco, adesso, passando in un clima completamente diverso, ascoltiamo 2 minuti del tempo lento
di un concetto per clarinetto, qualcuno avrà probabilmente già capito di cui sto parlando, ma non lo voglio dire, c'è un po' di gusto di sorpresa, dove si sente esattamente quello che vi dicevo prima, il senso dell'afflato all'infinito. Pagina meravigliosa questa, con questo slancio, questo afflato verso l'infinito. Era Carl Maria von Weber, l'adagio del primo concerto del clarinetto, ed era del 1811, 8 anni prima dell'altro. Avrete notato musicalmente che mentre il primo, a parte il fatto che il flauto è uno strumento pastorale caratteristico dell'Arcadia, e Mercadante stava sul registro centrale, mentre Weber usava clarinetto già nato da poco, praticamente con Mozart, è uno strumento romantico per eccellenza, per questo timbro malinconico, scuro, e comunque Weber qui andava agli opposti, tra gli acuti e i bassi, che è una tipica caratteristica romantica, pur avendo qui una compostezza e una misura di carattere classico. Il clima, non c'è una somiglianza musicale, ma il clima spirituale che si avverte subito in questo brano che abbiamo ascoltato non è molto distante dal mormorio della foresta del Sigfrido, cioè questo senso di perplessità, di commozione, di osservazione della natura. D'altro canto Weber, ricordatelo voi wagneriani, è stato un anticipatore, l'uso del leitmotiv, è lui che lo ha iniziato e poi è passato con un'altra sistematicità a Wagner. E Weber è comunque il trait d'union tra il Singspiel, che pure lui pratica, e poi la sensibilità dell'opera tedesca, che poi sarà incarnata da Wagner. C'è stato un musicologo italiano, credo il Pannain, che negli anni 50 uscì con una boutade che io trovo felice e divertente. Disse: la natura per i romantici tedeschi è una categoria dello spirito, per gli italiani è la campagna coltivata. Che trovo meravigliosa, perché c'è proprio questo senso di serenità, bonomia,
problematica, mentre per i tedeschi è una categoria dello spirito, e credo che questa coppia di ascolti lo abbia evidenziato. Torniamo a Mazzini, perché Mazzini non si limita a dire le cose che vi ho già riferito, lui fa proprio una graduatoria critica dei compositori a lui noti. Verdi era troppo giovane nel 1936, per cui lui non lo... Verdi poi, come ho detto, seguirà certi suggerimenti nelle sue opere risorgimentali. Secondo Mazzini, Rossini è un genio compendiatore, cito sue parole, eh? Genio compendiatore perché, pur essendo lui un settecentista, poi con Guglielmo Tell dà prova di essere in grado di concepire un'opera romantica con l'afflato del popolo, l'amore infelice, la natura, eccetera. Poi Rossini capì, io sono convinto che Guglielmo Tell lui lo scrisse per dire so fare anch'io un'opera romantica, poi si ritirò dalle scene perché non era quello il suo mondo. Bellini invece, secondo Mazzini, è un intelletto non progressivo, parole di Mazzini, perché non è schierato. Donizetti invece è un ingegno progressivo, rivelatore di tendenze rigeneratrici, perché Donizetti era disposto, con una certa generosità, a aiutare gli esuli per ragioni politiche dei primi moti risorgimentali. Ora, colpisce la parola progressivo, perché proprio in quasi lo stesso anno, 35, Mazzini ha scritto la sua filosofia della musica nel 36, Leopardi ironizza su questa, nella Ginestra, su questa parola, le magnifiche sorti e progressive, perché Leopardi, nel suo pessimismo, che era molto simile a quello di Schopenhauer, si erano anche scritti qualche lettera, aveva capito dove questo sogno del mondo liberale avrebbe portato. Probabilmente questa ironia di Leopardi, le magnifiche sorti e progressive, è un'anticipazione nello stile, nel linguaggio dell'epoca, di quello che Pasolini disse 2 o 3 anni prima di morire, nei primi anni 70. Andiamo incontro a un orrendo sviluppo. Che lo sviluppo non è il progresso, lo sviluppo è lo sviluppo di una premessa che può essere anche negativa. Il progresso è un'altra cosa. E Leopardi lì aveva capito che questo sogno, che poi era il sogno dei liberali, che poi appunto il liberalismo industriale e le industrie, sono loro in Italia che promossero l'unità, perché volevano abbattere i dazi dei commerci interni. Ci fu un movente ideale che poi culminò in Roma capitale, e quello è più umanistico, ma il movente economico del Risorgimento fu l'abbattere i dazi interni per i commerci, per cui fu portato proprio dall'economia liberale di carattere capitalistico che muoveva i suoi primi passi. Per cui di fatto, anche al di là delle stesse intenzioni, il melodramma diventa nell'Ottocento, diciamo negli anni fine 30-40, diventa una colonna sonora del Risorgimento. Vi era visto un afflato patriottico anche, che andava anche al di là delle intenzioni dell'autore. Ad esempio, nella norma di Bellini del 31 c'è un passo cui il libretto recita: guerra, guerra, le galliche selve quante han querce producan guerrier, perché lì ovviamente è una rivolta celtica contro il dominio romano, e nessuno pensò alla allusione risorgimentale nel 31, al punto che nel 38 l'opera venne tranquillamente eseguita di fronte all'imperatore d'Austria, mentre poi dopo fu vista come, come si dice, parlare alla nuora perché la suocera intenda, cioè fu letto in chiave risorgimentale, per cui poi nacque quel, ahimè, per noi fatale dal punto di vista culturale, quella sorta di dicotomia che il melodramma era patriottico e la musica strumentale austriacante, perché è stata un dramma per la nostra cultura musicale. Poi c'è da dire anche, entrando un dettaglio, che l'Italia, essendo divisa in stati che avevano orientamenti politici diversi, non c'era solo, c'erano molti ducati, soprattutto nel centro-nord, il sud era il regno delle due Sicilie,
c'era di sopra la Chiesa, poi c'erano molti che avevano orientamenti politici diversi, per cui questo creava problemi ai musicisti nel far rappresentare le loro opere, perché se avessero preso posizioni estetiche o programmatiche velatamente in un senso o nell'altro, potevano essere esclusi da questa o da quella sede. Bellini, ad esempio, confermando quello che diceva Mazzini di lui, si sgancia completamente. Bellini non ne vuol sapere di problemi politici. Donizetti, che come avete sentito, elogiato da Mazzini, si impegna personalmente, ma non attraverso l'arte. Lui dà sovvenzioni, ospita dei profughi esuli, per cui si mette in gioco, ma non attraverso l'arte, perché aveva capito che la cosa avrebbe potuto tagliargli metà del paese dal punto di vista. Rossini, malgrado componga, Rossini era il grande vecchio in quegli anni in cui, vecchio per modo di dire, ma era comunque colui che quando Mazzini scrive si era già ritirato dalle scene, Rossini compose delle pagine patriottiche. Nel fatidico 48 scrive un inno nazionale italiani e finito il servaggio, però viene considerato da Mazzini, come, giustamente io trovo, come l'esponente del clima restaurativo. Tutta la poetica di Rossini, a parte il Guglielmo Tell, che a mio avviso è un'appendice dimostrativa, tutta la poetica di settecentismo di Rossini è chiaramente un inno alla restaurazione proprio del bel canto neobarocco, e dunque in senso estetico di tutta il sentire restaurativo. Qui è un discorso che io non posso adesso fare, ma molto interessante è vedere il confronto tra i due Figari, quello di Mozart e quello di Rossini, confronto proprio dei caratteri. Il Figaro di Mozart è un citoyen che fa valere i propri diritti secondo i dettami della Rivoluzione francese, il Figaro di Rossini è colui che cerca di barcamenarsi tra i vari pasticci della vita. Io trovo che il Barbiere di Siviglia sia altamente rappresentativo, molto più di tutti i Nabucchi, di quello che è lo spirito italiano, cioè del tenersi a galla e della, con una felicità musicale strepitosa dal punto di vista musicale. Ora però, allontanandoci da Mazzini e dai giudizi, c'è da dire che ci fu anche una doppia causa di più ampio respiro che determinò un nostro Ottocento esclusivamente operistico. Ci fu una doppia ragione. La prima è la diaspora dei grandi strumentisti italiani nel secondo Settecento e nel primissimo Ottocento. Vivaldi morì in circostanze, andò a Vienna, visse gli ultimi anni. Geminiani e Locatelli, Geminiani in Irlanda, Dublino, Locatelli ad Amsterdam, poi Clementi a Londra. Rossini era un talento strumentale, poi lui andrà in Francia. Cherubini, che era un grande, ha scritto degli eccellenti quartetti, anche lui in Francia. Perché? Perché già nel secondo Settecento, col grande successo, peraltro meritato, dell'opera buffa, in Italia si voleva solo l'opera. Infatti c'è la famosa storia in cui Alessandro Scarlatti voleva persuadere, quasi coercendo il grande figlio, il grande cembalista, dire: in Italia se vuoi campare o fai il musicista di chiesa, perché hai uno stipendio garantito, oppure devi iscrivere in teatro. Invece lui aveva un talento formidabile come clavicembalista e dovette poi andare in Spagna per trovare sistemazione. Per cui l'Italia si era, come dire, devoluta all'opera buffa, all'opera buffa napoletana, e questo essiccò la tradizione strumentale. Questa fu una causa, direi, artigianale, ma molto pressante, e per cui poi ci fu proprio un prosciugamento della vena, che insieme al sorgere dello spirito risorgimentale, eccetera eccetera, tutto quello che vi ho già detto, creò questo monopolio melodrammatico dell'Ottocento. E poi c'è un'altra ragione, questa più non artigianale, questa di alta cultura. La Chiesa, al di là del suo dominio temporale,
divideva l'Italia in due, la Chiesa esercitò il ruolo di un filtro occlusivo alla permeazione culturale dei grandi temi europei, la grande metafisica idealistica hegeliana, da noi arriverà con De Sanctis accennata e poi con, peraltro, sovvertita per certe cose, con Croce Gentile. Tutto un idealismo hegeliano, il pensiero di Nietzsche è arrivato estremamente dopo, anche Schopenhauer, perché la Chiesa impediva l'ingresso e temeva soprattutto l'ingresso di una visione metafisica laica, cioè di una metafisica non confessionale. Io anche personalmente, quando ero giovane, ho avuto modo la Chiesa ha più facilità a dialogare con i non credenti materialisti, per cui i fascisti, una visione spirituale, metafisica, non confessionale, non cristiana, è una cosa che la destabilizza e le crea una crisi di rigetto. Per cui questo filtro occlusivo che la Chiesa ha esercitato sull'Italia nell'Ottocento è la causa del nostro ritardato sviluppo, ed è solo per l'ingegno individuale, che probabilmente non ha uguali nel mondo, dell'individualità italiana, che poi il Pirandello, il Montale, i Gadda, insomma, abbiamo avuto personalità di altissimo livello. Ma l'Italia si era un po', come dire, accucciata nella parrocchia di Don Abbondio, per parlarci in termini chiari. E questa è, se non arriva al grande anelito idealistico, se non arriva la visione romantica tragica, perché il vero romanticismo è quello tragico, che appunto Wagner, di cui Wagner è, direi, il sistema ideologico, ma prima di lui anche Schumann, la concezione tragica non arriva, non sorretta da una metafisica laica, ma pur metafisica, cioè quando dico laico intendo non confessionale, e questo ha pesato in modo drammatico sulla sensibilità e la maturazione emotiva del paese. Per cui la poca produzione strumentale che l'Ottocento italiano ha avuto è rimasta sostanzialmente legata a moduli di tipo classicheggiante. Adesso vi faccio vi faccio sentire un'altra coppia, per certi versi sbalorditiva, di ascolti, che testimonia quello che sto dicendo. Per la verità, allora qui bisognerebbe fare un discorso che porterebbe via molto tempo, la natura cattolica, italiana ma non solo, è particolarmente portata a ritornare a una fonte di autorità depositata e legiferante, che è il mandato della Chiesa. Beh, i protestanti invece, siccome il credo protestante, soprattutto luterano e calvinista, che sono la vera matrice, è tutto basato sul dialogo e l'apertura della coscienza verso Dio, è da questo punto di vista aperto all'anelito all'infinito. Non si basa sulla venerazione di una auctoritas depositata e conclamata, ma è volto verso un orizzonte infinito, per cui anche in questo si vede che negli anni del vero e proprio, della vera e propria restaurazione, che fu proprio questo compromesso di tornare un po' indietro, sono le nazioni cattoliche che danno un grande contributo al gusto restaurativo. Italia su tutte, Francia, Austria, Germania, no, la Germania fa nascere il romanticismo eroico, il romanticismo tragico eroico, perché c'è questa dimensione esistenziale luterana che ha un altro metabolismo mentale, un'altra totale lettura della realtà. Per cui la povertà strumentale dell'Ottocento italiano, che è tutta una dimensione protesa alla dimensione metaforica del linguaggio, perché il linguaggio strumentale nelle sue strutture è metafora di significati che mostra in modo metaforico, la povertà su questo versante ha generato il trionfo della mimesis, cioè della descrizione romanzesca, che invece è del melodramma. E questa poi un'ulteriore riflessione, un ulteriore elemento. Adesso vi faccio sentire, ravvicinati, un brano di un compositore ultra minore, però significativo
anche per la vita di Milano. Ernesto Cavallini, che è nato nel 1807 e morto nel 74, fu un eccellente clarinettista e fu per 15 anni primo clarinetto all'orchestra di San Pietroburgo, al punto che lui scrisse questa romanza per clarinetto e orchestra, Lontano dalla patria, e come evocazione. Lui era fratello minore di un anno di Eugenio Cavallini, che a sua volta era stato direttore del Conservatorio di Milano e allievo di Alessandro Rolla, che fu compositore di una certa qualità del tardo sette, a cavallo del primo ottocento. Comunque, questo brano che vi faccio sentire, seguito da un altro, che anche in questo caso non vi dico, anche questo col clarinetto e l'orchestra, per cui siamo di fronte a due proprio tipi di brani omologhi, insomma. Questo brano di Cavallini è, diciamo, la buona fruizione, lui poi divenne anche lui, in ultimi anni, direttore del Conservatorio di Milano, di quella che era il gusto musicale, strumentale, di quel poco di strumentale che si praticava. Allora. Thank you.
Ecco, questa era una bella pagina di cui adesso vi faccio sentire qual è il punto di riferimento omologo e probabilmente di cifra stilistica espressiva che ascoltiamo adesso. Passaggio. Ecco, questo secondo brano era chiaramente omologo stilisticamente al primo, e facevano parte, diciamo, di una coinè, di un linguaggio simile. Eppure, mentre questo brano, che è dal concertino per clarinetto di Weber, è dell'11, l'altro, Cavallini, è del 71. Sono passati 60 anni e l'Italia, al di fuori del melodramma, era rimasta ancora a quel tipo, a quella cifra. Questo dimostra questa, diciamo, quello che dicevo prima, questa occlusione che ha in qualche modo paralizzato intellettualmente e culturalmente il paese, al di fuori del melodramma, perché il melodramma aveva un come dire, un movente di tipo risorgimentale. Lasciamo l'Italia adesso, passiamo nell'emisfero tedesco. Poco prima di morire Hegel, Hegel è morto nel 31, per cui alla conclusione della fase restaurativa, nella sua filosofia del diritto, dice, cito quasi con parole a memoria, con parole quasi esatte, che lui immaginava, auspicava una borghesia operosa, per cui imprenditoriale, ma attenta ai valori dello spirito, che avrebbe dato i propri migliori rappresentanti per la guida dello Stato, onde di fatto impedire, questo lo fa capire chiaramente Hegel, che le masse non diventassero, non cadessero in preda dell'adorazione del vitello d'oro della nascente rivoluzione industriale. E invece, come sappiamo,
la borghesia, in genere Europa, si arroccò nella difesa dei propri privilegi e le monarchie influenzate da questo atteggiamento non cedettero con molta difficoltà gli statuti, cioè le costituzioni, e ne venne fuori il 48. Il 48 svela la verità sostanzialmente, perché la verità che Leopardi e Schopenhauer avevano già intuito da qualche decennio, e cioè scatta per questa ragione l'ora del pessimismo. La verità era che la borghesia, dopo aver abbattuto l'aristocrazia, aveva assunto lo stesso ruolo ma in chiave operosa industriale. Era lei che dirigeva il capitalismo della nascente rivoluzione industriale, laddove l'aristocrazia proclamava il suo diritto al potere per ragioni dinastiche, per diritto divino. La borghesia portò una dimensione utilitaristica che indubbiamente era più, per così dire, democratica, perché aperta a tutto, però di fatto ha abbassato il livello medio della cultura in modo deciso. L'ora del pessimismo, perché il primo romanticismo in Germania era stato ancora in fondo sull'onda lunga dello spirito derivante dalla rivoluzione francese, che i tedeschi avevano, compreso Hegel, avevano vissuto come una palingenesi storica dell'uomo. C'era in questo probabilmente una traccia dell'anelito faustiano del vivere l'attimo in cui cogli il sublime e l'eterno. La rivoluzione francese, infatti Hegel visse un paio di anni di depressione, quando Napoleone, col suo cesarismo, sembrò affossare, in realtà poi Napoleone, pur col cesarismo, diffuse gli ideali della rivoluzione, però per i giovani aspiranti a una repubblica che in qualche modo nella loro immaginario più che fondato doveva ripristinare la polis greca, tutto questo fu visto come un tradimento degli aneliti rivoluzionari. E col pessimismo dopo il 48, dove finalmente Schopenhauer viene rivalutato, scatta la condanna del capitalismo, non solo quella marxista che tutti conosciamo, il manifesto del Partito Comunista del 48. Nello stesso anno Wagner scrive Il soggetto della tetralogia, che è la condanna del capitalismo di tipo mistico-apocalittico, che potremmo dire di destra, cioè la perdita di una purezza originaria, temi voi riconoscete benissimo, l'avere che prevale sull'essere, sull'amore, l'oro e tutto quanto che ne deriva. Ci sono queste due condanne simultanee del capitalismo, quella dialettica progressiva, perché Marx in fondo pensava che il capitalismo poi sarebbe imploso nelle sue contraddizioni, e non è detto che per certi aspetti non abbia visto giusto, anche se Marx non tenne conto dello spirito emulativo che il popolo ha nei confronti dei target e dei comportamenti delle classi più agiate. L'emulazione è una debolezza psicologica che però esercita un fortissimo peso nella storia. Però Marx pensava che a un certo punto, attraverso il superamento di contraddizioni, si sarebbe arrivati a una vittoria, a una liberazione. Lui questo era particolarmente sottile, perché vedeva nel capitalismo, come disse, forse questa è la sua intuizione più formidabile e ancora vera, l'alienazione dell'uomo nella feticizzazione delle merci, che oggi è attraverso la pubblicità è arrivata a livelli incredibili, l'alienazione. Lui voleva liberare l'uomo attraverso il lavoro, che per lui il lavoro era un'energia pura, non volta a preservare dei privilegi, per cui per questa ragione liberatoria. Ripeto, dove lui probabilmente non fece i conti con la natura umana soggetta all'emulazione. Il popolo vuole diventare borghese sostanzialmente, ma l'idea comunque di un processo del capitalismo che alla fine si incarta nelle proprie contraddizioni non è ancora detto che non si realizzi del tutto. Mentre Wagner
è una condanna apocalittica, come un peccato originale. L'uomo ha perduto l'essenza del fondamento e o ritorna alla fonte di questa verità oppure è perduto. Voi conoscete benissimo il tema. È importante ricordare che nel 48 Wagner scrisse il soggetto della tetralogia, poi ci lavorò una vita intera con una lunga interruzione. Tuttavia, quando lì si capisce che l'anelito della rivoluzione francese è naufragato e la borghesia tende a voler preservare solo i propri privilegi, allora il mondo intellettuale fa scattare questa duplice condanna. Ovviamente Wagner era stato folgorato dal pensiero di Schopenhauer. Schopenhauer comprende molto bene che la causa della sofferenza dell'uomo è la volontà. La volontà di Schopenhauer non è quella razionale con cui intendiamo perseguire uno scopo, un obiettivo. La volontà è, di Schopenhauer, è l'antenata della libido di Freud, che a sua volta non è solo sessuale, è la pulsione appetitiva originaria all'istinto di conservazione, l'appetizione a vivere. In questo Schopenhauer, che era un profondo conoscitore, uno dei primi del pensiero orientale indiano, delle Upanishad e soprattutto del buddismo, prende il concetto karmico, cioè il fatto di che questa volontà è il karma incombente, l'uomo deve smascherarla e prenderne le distanze. Schopenhauer ebbe un'intuizione formidabile, disse che l'arte era, l'esperienza estetica era il primo modo, il primo gradino, e a mio avviso era più geniale delle sue intuizioni, per arrivare a liberarsi della volontà, perché attraverso l'arte, lui dice, noi vediamo rappresentato il dramma delle passioni, ma in modo impartecipe, e dunque questo ci rende capaci di riconoscerlo, smascherarlo e prendere distanza. Per cui nel mondo il pessimismo di Schopenhauer, di cui Wagner rimase intriso e da cui partiva, come vi dissi nella conferenza di un anno fa, fatta da remoto, anche Nietzsche, il punto di dissidio tra Wagner e Nietzsche, ve lo ricordo, è che Nietzsche a un certo punto rimane d'accordo con Schopenhauer e dice ma non arrivo al cupio di soldi per questa ragione, mentre Wagner rimane schopenhaueriano, duro e puro, come si dice, fino alla fine. Tuttavia, va ricordato, anche se non ha avuto questo influsso su Wagner e quantomeno non diretto, ma sulla cultura tedesca e non solo sulla cultura, quello che Fichte disse nel discorso alla nazione tedesca nel 1808. Fichte era più vecchio di Hegel. Disse che il destino tedesco è di purificarsi per poi salvare il mondo. Per cui queste cose, che sono anche aneliti di bellezza mistica, poi sappiamo, declinati nella società, nell'immaginario popolare, in condizioni anche di sentirsi defraudati e minacciati da una crisi economica, sappiamo che cosa deriva. Questa è un'altra prova che il nazismo aveva in pancia degenerati una serie di nobili antenati della cultura tedesca. Il destino tedesco, ripeto, sono parole di Fichte, è quello di purificarsi per poi salvare il mondo. 1808. Ovviamente voi capite che questo tipo, per rimanere un attimo, questo tipo di premessa genera poi un romanticismo e una visione della patria completamente diversa dal gusto, dallo spirito nazionale che era invece nella mente di Mazzini. Pur nobile intuizione di Mazzini. Mazzini guardava, come potremmo dire, le mura dell'orto da salvaguardare. Qui invece c'è dentro proprio una trasfigurazione mistica. Io credo che molto in questo conti, a un livello sotterraneo, perché il Fausto di Goethe non era stato ancora completato, conti lo spirito la propensione, l'inclinazione a voler vivere l'assoluto, che è tipica dell'anima tedesca, viverlo, non solo contemplarlo, mentre l'Italia ha più una visione contemplativa di appagamento, contemplativo estetico. L'anima tedesca,
uscita dal romanticismo ha questa spinta demonica di carattere nobile, eroico, che per citare in quegli anni, di cui Fichte dice questa cosa, era molto presente nella poesia di Hölderlin, questo insaettato d'Apollo, come si diceva, questa spinta eroica verso l'estremo, e che è, direi, musicalmente condensato dall'eroica di Beethoven. In modo, direi, l'eroica di Beethoven è la colonna sonora di tutto questo, no? Ora, i caratteri fondamentali della musica di Wagner non vengo a raccontarveli a voi, ne citerò solo uno fondamentale, il leitmotiv, tutte quelle cose, le sapete, il fatto che lui sottende tutta la sua, basandosi su questa, ovviamente, presupposto schopenhaueriano, lui rimane proprio uno schopenhaueriano fedele fino alla fine, la rivoluzione più grande della musica di Wagner è il sostituire la dialettica drammaturgica colpa-redenzione, che di fatto è la sofferenza dionisiaca e la redenzione apollinea, ed è quello che poi farà scattare il colpo di fulmine intellettuale tra lui e Nietzsche, che aveva 31 anni meno di lui. Questa dialettica colpa-redenzione sostituisce la dialettica tradizionale dell'armonia tonica dominante, per cui poi lui su questa intuizione inventa, prendendo spunti anche da Liszt, inventa un linguaggio in cui la modulazione cromatica continua porta la musica alle soglie della dissoluzione tonale. Queste sono cose che bisogna sempre ricordare. Lui, volendo seguire questa dimensione psichica della dialettica colpa-redenzione, inventa una musica che arriva poi col Tristano, a un centimetro, dal collasso della atonalità. Il famoso accordo di Tristano è stato poi da Schoenberg celebrato in Verklärte Nacht, e c'è, insomma, è un discorso che gli amanti di musica penso che conoscano. Per cui Wagner rappresenta proprio l'ideologia, il sistema ideologico del romanticismo tedesco, e come ho detto all'inizio, per lui la patria e lo spirito tedesco, l'anima che lui voleva risvegliare e testimoniare con le sue tragedie in musica, non aveva nulla a che vedere con un fenomeno politico di confine. La politica di Bismarck, facciamo un attimo, spostiamoci un attimo, la politica di Bismarck aveva usato una strategia bellica aggressiva, non solo con l'Austria, per arrivare a una coagulazione interna, come sempre, come già sappiamo, poi rifece anche Hitler, il nemico esterno aiuta a collegare, come è successo anche adesso, l'Europa con tutti i litigi, cose, davanti a una cosa mostruosa come quella si è subito compattata. Questo forse potrebbe alla lunga per noi essere, noi occidentali intendo, un vantaggio. Comunque Bismarck, questo è un altro elemento che va ricordato per capire la coagulazione della compattezza identitaria tedesca, pur essendo lui un antiparlamentarista, cioè lui non amava il dibattito parlamentare democratico, non era un autocrate come pretende di essere Putin, aveva anche una visione un po' più ampia e lungimirante, e concesse, questo pochi lo sanno, concesse dei riconoscimenti sociali e sindacali inauditi per l'epoca, la pensione, la mutua malattie, che creò la forte assenso del popolo. È curioso ricordarlo che in quegli anni, stiamo parlando del 73-74, la liberale Inghilterra sfruttava i lavoratori che vivevano negli slums, mentre invece questa società, per nulla liberale dal punto di vista dello spirito, riesce a concepire, probabilmente per ottenerne, Bismarck fu molto abile e acuto, dare queste concessioni inaudite per l'epoca, incredibili, vuol dire alla fine ottenere il consenso del popolo, cosa che di fatto è. Ora, tornando al fatto del wagneriano, Wagner non aveva interesse verso l'identità
nazionale tedesca, e l'equivoco di carattere nazionalistico sulla Ring, sull'anello, fu frutto di una serie di circostanze, perché l'anello andò in scena per la prima volta integralmente in quattro serate nell'inaugurazione del Festival di Bayreuth, che era di 3-4 anni successivo alla nascita del Reich di Bismarck, per cui venne anche allora preso, anche allora nel senso che c'era la cultura, come potremmo dire, con gli eventi così, che non come oggi, per fortuna di allora, ma insomma, visto come la santificazione del Reich. Lui avrebbe dovuto, a mio avviso, dire: io non intendevo affatto questo. Il discorso dell'anello è il discorso della perdita della purezza originaria e della prostituzione all'adorazione dell'oro, della materia. Alberico maledice l'amore per ottenere l'oro e il dominio. Ma lui, siccome finalmente Wagner era un uomo di un, diciamo, narcisismo poderoso, ottiene quella consacrazione come vate della patria, e lui sta zitto, e per questa ragione Nietzsche si allontana, perché Nietzsche aveva visto in lui il restauratore dello spirito tragico greco, e quando lo vede prendere questa cosa senza dirgli niente, perché infatti poi Nietzsche lo dice nei suoi taccuini, tanto non capirebbe, e Wagner soffrì molto di questa cosa, perché vide l'amico, l'unico che lo capiva veramente, lo vide allontanarsi. Non ebbero mai dei diverbi di tipo intellettuale. Però a prova rovesciata di questo, i wagneriani duri e puri, che all'inizio al Reich tedesco anche loro pensavano alla nazione che celebra l'unità, poi rimasero delusissimi, perché Bismarck aveva, come è comprensibile in un politico, in mente di creare, come è riuscito, un dominio industriale e economico della nazione. Non gliene fregava assolutamente nulla, sì, va bene, la mistica romantica andava bene come contorno, mentre i wagneriani duri e puri si aspettavano dal Reich bismarckiano qualcosa che fosse, come dire, in linea, e per cui rimasero profondamente delusi e si politicamente si defilarono dal progetto bismarckiano, che comunque poi il suo peraltro meritato corso di forze, Bismarck venne licenziato, e questa fu probabilmente una delle cause per cui Guglielmo II fece lo sbaglio di contribuire, anche se non fu lui a dichiararla per la verità, la prima guerra mondiale. Il finale del Crepuscolo, che tutti voi conoscete, profetizza proprio quella che è la scissione della coscienza moderna, nel senso che l'uomo può salvarsi solo fuori dalla storia. Lo stupendo tema della redenzione attraverso l'amore, che si sente proprio negli ultimi secondi del minuto del crepuscolo, quando il Reno straripa e Hagen si butta per afferrare l'anello e viene travolto, praticamente preannuncia la figura di Parsifal. Parsifal riuscirà a completare ciò che Sigfrido non ha fatto, ma fuori dalla storia. E Parsifal diventa l'anello di congiunzione tra il romanticismo eroico e il simbolismo. Infatti Debussy amò enormemente il Parsifal, anche per l'uso dei modalismi cavalleresi così, ma perché presentava una componente statica. Con la morte di Sigfrido è il fallimento dell'uomo faustiano. Non per colpa di Sigfrido e neanche di Faust, perché l'umanità non è degna, l'umanità vive solo il possesso, la brama del possesso. E allora l'anello, quello che rappresenta, torna nel grembo della natura, e dovrà arrivare un eroe, un puro folle, che un eroe incontaminato, che riuscirà a ricostruire come incantesimo interiore, nell'incantesimo del Venerdì Santo, quello che Sigfrido non era riuscito, redentore armato ucciso a tradimento, non era riuscito ancora a conquistare. Per cui siamo proprio, tornando adesso, siamo all'ultimo ascolto, e qui entrano i grossi calibri, diciamo così,
vi faccio sentire un bel duetto seguito da un concertato dai Vespri siciliani di Verdi, Addio mia patria invendicato, dove c'è proprio la conclamazione del grande dramma patriottico, come potremmo dire, risorgimentale. Vespri siciliani, qui sì, erano metafora per l'insurrezione contro l'invasore. I Vespri veri del 1282 sono gli angioini francesi a venire scacciati dalla coalizione aragonese siciliana. E poi a seguire sentiremo l'incontro tra Siegfried e Brunhilde, che è uno dei grandi momenti della tetralogia, dei tanti grandi momenti. Allora, e qui si vede che proprio i due mondi sono totalmente distanti dal punto di vista ovviamente musicale, ma anche proprio spirituale, delle premesse culturali, dei contesti.
Come voi sapete, la tetralogia fu interrotta per quasi 9 anni e proprio fu spaccato in due il Siegfriedo. Lui aveva composto il primo, mi pare, parte del secondo atto, eccetera. Ora questo è il finale del Siegfriedo e si capisce dall'accordo iniziale che il Tristano l'aveva già scritto, perché c'è una chiara, come dire, componente di densità cromatica che è superiore ancora alla tetralogia scritta prima di quel momento. E cosa che vorrei anche farvi notare, ovviamente voi lo conoscete, qui è una cosa affascinante, magari uno non ci fa caso, qui c'è una serie di slanci ideali. Lei si sveglia, ve lo ricordo, dopo un lunghissimo sonno. Wotan l'aveva addormentata e ne aveva chiesto in un cerchio di fuoco, perché solo l'eroe che non conoscesse la paura. E qui, siccome Siegfriedo doveva nascere, era in gestazione, si presuppone che sia sui 23-24 anni, adesso in grosso modo aveva fatto un lungo sonno catalettico, e si sveglia, e infatti inneggia la luce al sole, e subito chiede dov'è l'eroe che... E questo stupore di entrambi, ma soprattutto di lei, dà luogo a una serie di slanci di frasi melodiche che non risolvono. Risolvono dopo 6 minuti, quando lei, dopo qualche momento di dubbio, si getta nelle braccia di lui, del destino che li attende. 6 minuti prima della risoluzione armonica di una cosa che... Cito un caso Strauss, che sarà il figlio, diciamo, di Primo Letto musicale di Wagner, lo farà nel secondo concerto per corno, però in 4 minuti prima che il tema melodico arrivi a una soluzione. Mentre avete sentito in Verdi, tutto è perfettamente concertato dentro i canoni della tradizione. Verdi abbiamo sentito un concertato patriottico, d'amore per la patria, nel senso più tradizionale. Qui invece vediamo qualcosa di messianico che si sta aprendo nell'incontro di questi due predestinati. Lei è una ex creatura divina e lui è il redentore amato che dovrà, come diceva Fichte, salvare, purificare per poi salvare il mondo, tutto in perfetta conseguenza. Allora, sentiamo l'interpretazione, quella che abbiamo sentito anche nelle lezioni del maestro Tagliabue, Metropolitan, la Behrens, e lui è, non mi ricordo più il nome, Siegfriedo in quell'edizione, comunque la stessa edizione di Levine. Questa tensione estenuata delle frasi.
si rimane sul filo di una rama, tema della Valchiria. L'anelito inesausto. Baudelaire, che aveva conosciuto e anche simpatizzato con Wagner quando Wagner andò a Parigi per il Tannhäuser, la seconda edizione, scrisse una epigrafe che viene dimenticata. Baudelaire, che come sapete rivoluzionò la poesia dal punto di vista letterario e anche della sensibilità, disse: non si può più scrivere Il barone uscì di casa alle 4. Come dire, basta con la descrizione mimetica della realtà. E qui la differenza è che l'Italia rimane sostanzialmente legata, certo poi nella grande poesia di Montale, eccetera, ovviamente si modernizza, ma l'Italia sicuramente fino a tutto l'Ottocento, primo Novecento, rimane legata a quel modulo. Mentre la Germania era già, anche forse prima di Wagner, spinta verso una ricerca di una
di un esito che andasse al di là della quella che è la raffigurazione della realtà. È questo che determina, dal punto di vista culturale, non solo musicale, il suo primato nella storia moderna. La Germania è chiaramente la Grecia moderna, come l'Inghilterra, l'impero britannico, è stata la versione moderna, pragmatica dell'impero romano. Ora giungiamo a una sintesi, a tirare le fila per poi chiudere questo lungo discorso. L'unità italiana, abbiamo visto, allora è sottesa a un ottimismo vitalistico, su cui ironizzerà Leopardi, come abbiamo potuto vedere, dove poi su questo vitalismo ottimistico emergeranno le contraddizioni irrisolte ancora oggi fra particolare e universale, comuni e impero nel Medioevo, poi Chiesa e modernità, soggettività locali e unità nazionali ancora oggi. Il fascismo invano cercò di riparsi alla compattezza romana. Questo fu un grave errore culturale di valutazione di Mussolini quando diceva: ho 2 milioni di baionette, perché dietro le quadrate legioni romane c'era il pensiero stoico. Dietro all'Italia rurale di cui lui parlava c'era la figura di Don Abbondio. È un po' diversa la questione. La parrocchia di Don Abbondio e, semmai, se vogliamo andare un filino più indietro, il Figaro di Rossini, che si barcamena con qui questo è stato il gravissimo errore di Mussolini culturale, di rifarsi, pensare che l'Italia di allora fosse l'erede, in senso storico, culturale, così, geografico, vabbè, ma non c'è più nulla di Roma, se non altro proprio perché la cristianità ha spaccato in due il mondo da quel punto di vista, e poi la cristianità da noi è stata declinata negli ultimi secoli in modo, come potremmo dire, abbastanza nazional popolare, oppressivo e poi nazional popolare. L'unità tedesca invece, e questa è la cosa sostanzialmente credo fondamentale che discorsi, l'ascolto di Wagner e i discorsi che abbiamo fatto evidenzia, l'unità tedesca è stata sottesa a un pessimismo filosofico in sede culturale. Il pessimismo filosofico di matrice wagneriana, schopenhaueriana, funge da antidoto agli ottimismi facilmente progressisti, agli entusiasmi avventuristici. E infatti il capitalismo, la borghesia che viene fuori, come ricorda Max Weber nel suo famoso saggio, è una borghesia che fa del lavoro una mistica. Il profitto c'è, viene reinvestito, non ci sono facili esternazioni di carattere, come potremmo dire, da parvenu. Per cui quella è la Germania, è l'unità tedesca che si coagula su questi valori con questo forte pessimismo di fondo che peraltro era già presente nella concezione della grazia secondo Lutero. Lutero, da bravo agostiniano di ferro, diceva: tota gratia et nulla salus extra gratia, senza la grazia, cioè senza un intervento salvifico non c'è salvezza, non c'era una visione, cioè l'uomo c'era invece, come ho detto prima, una visione benevola di Dio. La morte non era l'andare incontro a un giudizio, ma il tornare a casa. C'era una concezione che infatti fa del Requiem tedesco di Brahms un'opera rasserenante, conciliativa, senza i momenti di angoscia del Requiem sia di Mozart che di Verdi, che sono cattolici ovviamente. Questa visione della benevolenza di Dio, al cui progetto salvifico devi però collaborare. Cioè anche per i luterani ci si può dannare, ma la dannazione, il male per Lutero, in linea con Agostino e ovviamente con Platone che è dietro Agostino, è una carenza di essere. Non esiste il male come antitesi del bene, perché Dio non può ammettere che esista qualcosa che gli si contrappone. Esiste una latenza, una deficienza dell'essere che porta alla obnubilazione del compito di armonia del creato a cui Dio ci avrebbe destinato. Per cui
è questa matrice pessimistica che comunque nell'Ottocento dell'unità del bismarckiana è caratterizzata da Schopenhauer e Wagner, è questo che fa da antidoto ai facili, diciamo, ai facili entusiasmi a cui invece l'utilitarismo liberistico e da noi declinato in modo edonistico porta alla, diciamo, alla, ai disguidi in cui l'Italia capitalistica moderna è caduta. E per finire guardiamo le conseguenze sul piano culturale e musicale. Da Verdi si passa ovviamente in Italia a Puccini, il verismo pucciniano poi produce anche la romanza da salotto. In Puccini si trovano momenti melodici che sono gli antesignani della canzone tradizionale italiana. La canzone di una volta, sto parlando dei tempi di Nilla Pizzi, ci sono dei punti in Puccini, mi ricordo uno in particolare, quando nella Bohème Mimì è molto malata, c'è un giro di valzer che voglio dire, siamo quasi al Sanremo vero, perché poi la canzone si è, dalla nascita del pop, la canzone italiana si è ibridata, non è più una sorta di esperanto come tutta la musica leggera. Dopo i Beatles c'è stata una sorta di miscellane. Però voglio dire, dal melodramma italiano si arriva lì. Da Wagner si arriva, la sinistra wagneriana, Mahler, Schoenberg, cioè un uso problematico del cromatismo di Wagner come decostruttore della tonalità. La tonalità in musica è l'identità, per cui la crisi dell'espressionismo. Oppure la destra wagneriana, l'incanto della tradizione, che è Strauss. E Strauss è grandioso, è stato ovviamente per il solito manicheismo. Dopo la guerra gli è stata data una damnatio memoriae perché era l'autore amato dalla borghesia che, secondo la visione marxista, aveva favorito l'ascesa del nazismo, ma lui col nazismo non aveva avuto buoni rapporti. Avevano cercato di usarlo, ma poi quando lui tentò di difendere il... adesso mi sfugge, lo scrittore che fu il suo librettista ebreo. Zweig, ecco il nome che è difficile da pronunciare, Zweig, Stefan Zweig, gli dissero che se voleva continuare a rappresentare le sue opere doveva occuparsi dei fatti suoi. Poi Zweig emigrò in Sud America e poi si uccise. Per cui Strauss, però ci fu, è una rivalutazione immensa, meritata, ma forse anche un filino eccessiva, cioè con molti interessi, di Mahler. Mahler è stato un compositore importantissimo, comunque rappresenta la sinistra wagneriana, perché lui prende proprio gli elementi wagneriani e li inserisce in una prospettiva che adesso non posso riassumere, quindi, ma problematizzante, mentre Strauss è la cosiddetta destra wagneriana, ma destra non in modo pedisco, perché Strauss declina in termini estetizzanti che lo avvicinano un po' alla tavolozza di Klimt, il lascito wagneriano in un modo formidabile. E poi, signori, c'è anche Debussy, perché Debussy, che rovescia le armonie cromatiche di Wagner in diatoniche, è il più spregiudicato dei figli, il più spregiudicato dei figli di Wagner. Per cui capite questa... In termini culturali ve ne cito solo una, visto che abbiamo parlato di Wagner, pensate a Nietzsche, all'intuizione dell'eterno ritorno, di cui vi ho parlato nell'altra conferenza da remoto di un anno fa, la sua visione del superuomo che in realtà è un oltreuomo, l'uomo che arriva alla Morfati, e andate a vedere dove lui intuì queste cose, a Sils Maria, la sua casa, sua camera da letto è come la cella di un monaco, questi laghi meravigliosi dove lui passeggiando aveva questa intuizione. L'omologo italiano dal punto di vista di certe tematiche invece al Vittoriale troviamo D'Annunzio, che peraltro autore di poesie elegantissime, di grande suggestione, di incantesimo verbale. Io non sono un affossatore totale di D'Annunzio, che fu anche un personaggio che si mise in gioco con onestà, però il superuomo di D'Annunzio si realizza nel panismo edonistico,
di questo paese. Vittoriale è un incubo. Io ci sono stato, è il monumento del kitsch. Adesso, fra l'altro, hanno fatto un bel film che vi consiglio di vedere, Il cattivo poeta, mi pare, molto bello, molto asciutto e misurato. Ma uno fa il confronto, ma basterebbe confrontare le due case. Il Vittoriale con Sils Maria, e uno capisce che c'è qualche cosa che non funziona, qualche cosa che non torna. E questo è il problema. Cioè, che poi è l'estetismo panistico edonistico della cifra italiana rispetto invece a questa mistica tragica che anima i tedeschi, e in questo caso. Vabbè. Io quello che avevo da dirvi ve l'ho detto, se avete adesso voglia di... Grazie. Se avete delle domande o dei dissensi o qualunque cosa, prego. Però ti tolga la mascherina, se no non capisco senza... No, professore, due cose velocissime. Fichte nel 1808 parla alla nazione tedesca, sì. Ma allora già è evidente che la Germania sarà una nazione e non un insieme di granducati, dalla Baviera, la Prussia piuttosto che il Württemberg, eccetera. È un desiderio o è una chiara manifestazione culturale che Fichte ha nel comunicare al popolo tedesco la realtà di una certa situazione? Poi, venendo ad Annunzio, per concludere brevemente, è un parallelo un po' ardito, secondo me, quello che lei fa. Certo, a Sils Maria c'è una determinata cosa, il Vittoriale, ma io penso che D'Annunzio sia stato anche un poeta, ma sia stato molto di più, perché altrimenti il Vittoriale è un'immagine, un concetto di patria che lui ha straordinaria, e infatti è con il suo sancello intorno a 11 ufficiali che l'hanno seguito poi nell'impresa di Fiume, eccetera. Questo in Nietzsche non c'è assolutamente. Per c'è celebrare se stesso e la patria, io ritengo, per celebrare se stesso e la patria, Nietzsche. D'Annunzio aveva bisogno naturalmente di una romanità tutta sua. Questo non lo giustifica, ci mancherebbe altro. Ma non c'è niente da giustificare. Però lo comprendo che D'Annunzio non poteva che congedarsi dal mondo in quel modo lì, diverso dal pensiero invece del grande filosofo tedesco, eccetera. Tra l'altro c'è una questione molto bella, interessante, di un libro dove lui interviene. Lui, D'Annunzio. D'Annunzio, per mettere pace a due suoi enormi amori, uno è Friedrich Nietzsche e l'altro è Richard Wagner, e cerca di prendere con un'arguzia estremamente interessante, cercando di fare pace tra i due, sapendo che entrambi hanno, per le ragioni opposte, forse per quello che lei aveva detto l'anno scorso sul concetto di Dioniso e di Apollo, eccetera, cercando di trovare una sintesi in questo discorso. Per quanto mi risulta, D'Annunzio era innamorato sia di uno che dell'altro. D'Annunzio ha preso, allora andiamo per ordine, Fichte, l'anima tedesca, grazie anche a Lutero, che aveva scritto, quando era stato nascosto alla Wartburg, sede fra l'altro del Tannhäuser, sede immaginifica del Tannhäuser di Wagner, per proteggerlo dalla persecuzione dei messi della Santa Sede, che volevano mandarlo a rodo, Lutero scrisse un libello per la dignità tedesca, per la dignità cristiana della nazione tedesca, per cui il protestantesimo aveva già aiutato spiritualmente la Germania a coagularsi, solo che erano rimaste delle differenze anche lì, dei localismi, che però poi non hanno fatto resistenza a confluire nella grande sintesi. Per cui Fichte già prefigurava, lui non parla di una nazione in senso politico, come vi ho detto, parla di una nazione in senso spirituale. E quello certo che c'era già. Bisogna riconoscere una cosa, questo va detto, che la Germania come la conosciamo oggi, nel suo complesso, ha una tradizione di sentire locale, regionale e
molto più omogenea rispetto a quella dell'Italia, perché tra il meridione e la ci sono oggi diminuiti dalla mediaticità del linguaggio così, ma ci sono ancora, e c'erano fino a 30-40 anni fa, distanze immense. Per quanto riguarda invece D'Annunzio, ha tentato di riprodurre la dimensione del superuomo di Nietzsche, ma qui, come si direbbe, ma non su di lui nel confronto, casca l'asino. Il superuomo non può avere un côté di carattere nazionalistico trionfale. Nietzsche, che lo aveva visto albeggiare nell'ultimo Wagner che desiderava essere, se ne andò. Il paradosso sembrerebbe, quando dicono che Nietzsche, e non è questa la ragione, si è allontanato da Wagner perché il pensiero troppo cristiano del Parsifal, non è affatto vero, lui si era allontanato da prima, e anzi del Parsifal disse, pur dissentendo sui temi, disse: non ha mai scritto una musica tanto bella. Il vero Parsifal è Nietzsche. Nietzsche è veramente una figura incontaminata, che sappiamo benissimo che vita ebbe. D'Annunzio ha i cedimenti che ebbe in una certa misura anche Wagner, ma piccola misura, ma comunque sono temperamenti fortemente egoici. Nietzsche, dicono che nella vita era ferocissimo sulla pagina, ma che fosse un uomo mite e affabile, molto capace di trattare coi bambini. Cioè, Nietzsche probabilmente, figlio di un pastore protestante, aveva aderito al credo protestante fino ai 15-16 anni fervidamente. Il confronto tra Sils Maria e Vittoriano invece è proprio, a mio avviso, il confronto. Io amo certe poesie di D'Annunzio, le apprezzo molto, ma è proprio il confronto fra la pacchianeria dell'esternazione italiana su certe frequenze rispetto alla sobrietà tedesca. Io quando andai al Vittoriale molti anni fa, ebbi una sensazione, lo visitai di forte disagio, perché pensavo a quello che comunque, se a qualcuno di voi qui può sembrare, parlavo dell'Ottocento ovviamente, che io abbia preso troppo le parti della Germania, consiglio una lettura ristoratrice. C'è un bel libro, da molti anni, da almeno 20 o 30, di Ruffolo, pubblicato da Einaudi, sicuramente lo si trova, quando l'Italia era una superpotenza. Ovviamente non parla dei romani e dell'impero, parla di quella che è stata la gloria italiana per sei secoli, da, non solo artistica, perché ovviamente quello che il 60% delle opere d'arte del mondo sono in Italia. Il protocapitalismo fiorentino delle banche, la potenza militare e mercantile della Serenissima Repubblica, cioè, voglio dire, ne abbiamo. E fino all'Arcadia, che è stata l'ultima stagione coesa della sensibilità italiana, quella che ha dato stimoli a Handel, di cui Corelli era parte, a Handel, di cui ha preso qualche stimolo anche Bach e Vivaldi, l'Italia insegnava al mondo. Poi, quando si è passati all'illuminismo, cioè a dover produrre dei valori nuovi in una prospettiva totalmente non più di venerazione dell'archetipo, l'Italia è scivolata, con qualche Beccaria, una figura importante, però al di là di qualche individualità, l'Italia è scivolata in seconda e poi nel romanticismo in terza fila rispetto alla... Ed è prodigioso del talento individuale degli italiani che poi comunque nel Novecento abbia saputo produrre individualità che però hanno dovuto tutte in qualche modo andare a fare dei conguagli con la tradizione del simbolismo piemontale. Si riferì per certi aspetti a Valéry, a Eliot, poi la poesia di Montale ha una sua grandezza eccelsa, le tre grandi raccolte, Ossi, Occasioni e Bufera, piuttosto che Pirandello. Questi sono i misteri dell'Italia, perché Pirandello era un accademico d'Italia ossequioso al fascismo, mentre Montale rifiutò la tessera. Eppure c'è una poetica contraria al culto stentorio dell'uomo protagonistico del caro al fascismo, è quella di Pirandello. E queste sono le anomalie. Comunque
se qualcuno, noi fino all'Arcadia, vuol dire fino al 730, di lì, abbiamo insegnato al mondo. Poi c'è il discorso di Roma, ma quello è un altro capitolo, perché dire che gli italiani oggi, in termini etnici, gli italiani al di sopra di Roma, siamo tutti celti romanizzati, proprio romanizzati. Nel meridione non è che siano romani, sono mediterranei, ma Roma è una cosa che, poi se vogliamo ovviamente annoverarla tra i fasti della nostra storia, questo si può fare. Io ricordo che quando avevo 16 anni andai per la prima volta a Roma, mi ricordo un'emozione profonda, dal Campidoglio si vedono i fori dal retro, e lì capì che cos'erano le declinazioni, rosa, rosa, eccetera, lì capì il significato, ricordo la copertina della mia grammatica latina, la regina di Arum, e allora lì ebbi, provai una forte emozione, però è un discorso culturale archetipico, non è più un passato storico, in senso concreto, mentre da Dante in poi sì. È proprio da Dante in avanti, sì, dal punto di vista culturale e concreto. Ci sono altre domande? No, è solo un'osservazione. Una breve osservazione a proposito delle ultime cose di cui abbiamo discusso, sulle relazioni, diciamo, le influenze reciproche Italia. Grazie. Ecco, meglio. Sulle influenze reciproche Italia. Grazie. Influenze reciproche Italia-Germania, volevo solo evocare un'immagine che mi è venuta in mente mentre lei parlava, può darsi che mi sbagli perché è una lettura che risale a tanto tempo fa, quindi spero di non dire una cosa scorretta. Se non sbaglio, il compositore protagonista del Dr. Faustus di Mann ha il suo primo incontro con il demonio proprio a Roma. Ecco, volevo solo evocare questo come un... E poi sembrava che Thomas Mann alludesse a Schoenberg, Schoenberg era un ebreo credente nella Torah, figuriamoci essere preso come il dottor Leverkusen. Sì, certo. Sì, certo. Ma l'Italia e la Germania sono due, come ho detto all'inizio, culture idealistiche, però di un idealismo, quello tedesco è ontologico, metafisico, quello italiano è estetico. Però sono due culture idealistiche. Infatti questa loro affinità, ma profonda diversità poi negli esiti, fu una delle ragioni remote, profonde, che generò gli equivoci e le discussioni tra fascismo e nazismo durante la guerra. Ci fu una cosa, Mussolini, anche simpatizzando, doveva starsene fuori, non aveva gli strumenti per... E sarebbe morto nel suo letto, probabilmente ricordato come un perone. E invece è entrato nel turbine, ha fatto il passo molto più lungo della gamba, terribilmente più lungo della gamba. Lui portandosi dietro il paese, se capisci. Grazie. Prego.